Ciao, com'è andata dopo la diretta? Spero che tu abbia visto la diretta di lunedì perché è stata veramente super. Abbiamo fatto un lavoro immenso e molto molto utile. Molti mi avete scritto anche in privato, scrivendomi alcune delle cose che avete già realizzato, molti progetti che avete portato avanti, qualche magia che avete creato. Molto molto bene, ottimo. Oggi ho fatto un'esperienza particolare, molto semplice in realtà. Sono uscita e al posto di fare un lavoro in ufficio mi sono presa una giornata di sole. Sono andata a scrivere il mio libro in un caffè all'aperto. E mi sono goduta l'esperienza. Ho sempre lavorato ma in un modo diverso, a parte che scrivere il libro per me è una cosa meravigliosa e come lo è anche tutto il mio lavoro, quindi mi sono goduta doppiamente l'esperienza perché mi sono permessa di farlo in un posto nuovo. Niente di incredibile, ma è stata veramente una cosa molto piacevole. Adesso ho delle persone che mi aspettano per lavorare e quindi torno in ufficio perché c'è molto vento e il microfono non funziona molto bene in questo all'aperto quando c'è vento, altrimenti potrei addirittura fare una sessione in spiaggia che non sarebbe assolutamente male. Bene, e tu oggi come puoi pensare di rendere le tue attività più gradevoli, anche quelle che magari non fai volentieri? Non si tratta del mio caso, perché se parliamo di lavoro è una cosa che faccio con tutto il mio cuore, con tutta la mia dedizione e mi piace e mi diverto. Ma nel caso tu avessi delle attività che non ti fanno impazzire o anche delle attività belle, come puoi rendere tutto questo migliore? Come puoi rendere tutto questo più leggero, piacevole, divertente magari? Ok? Allora aspetto che sotto questo video tu posti quelle che sono le tue considerazioni in merito a quello che ti ho detto e le cose che metterai in campo per rendere le tue attività ancora più piacevoli. Ok? Allora ti aspetto e al prossimo video. Un abbraccio, ciao!